oggi nasce una realtà straordinaria dal mio punto di vista, perché mette insieme il ricordo, mette insieme la speranza che viene posta sulla bandiera di questa attività che nasce. Sono tutti i ragazzi che hanno voluto, sulla scia della vita di Francesco Tedone e i loro familiari, mettere in piedi questo organo che sia di sprono verso la nostra città, sul nostro territorio. Ecco, ripeto, sulla sua vita, su quello che ha fatto, come mi raccontava un membro dell'associazione poco fa, il fatto di portare avanti quello che lui aveva lasciato, cioè un obiettivo, un sogno. E allora questa organizzazione, ripeto, importante per il nostro territorio, deve essere un punto d'incontro, non solo per i membri che ne faranno parte, ma aperta a tutta la cittadinanza. Un insieme di volti, un insieme di idee, di progetti per il nostro territorio, sul ricordo e soprattutto, come dicevo, sulla speranza.